Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Parlami Signore, ti ascolto. Lasciamo anche oggi che la parola di Dio, come una luce, penetri la nostra vita, entri nel nostro cuore e illumini i nostri passi. Leggiamo insieme oggi che la giornata dedicata agli angeli custodi, il Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, dal versetto 1 al 10. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli, e chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Amen». Cari amici, oggi, giornata degli angeli custodi, abbiamo ricevuto il Vangelo secondo Matteo, dove Gesù parla ai suoi discepoli e parla soprattutto dopo una delle più frequenti e solite discussioni che fanno tra di loro, cioè chi è il più grande nel regno dei cieli. Questa discussione la fanno apertamente con Gesù, ma anche tra di loro. E molto spesso Gesù deve riprenderli. Uno degli esempi più tipici con il quale Gesù attua la risposta a queste loro domande, a queste questioni, è prendendo la figura del bambino. In questo caso oggi aveva un bambino lì vicino, lo prende, lo mette in mezzo a loro, gli dice: osservate questo bambino, a chi è come lui sarà il regno dei cieli. Chi è così piccolo sarà grande nel regno dei cieli. Ecco che allora Gesù ne approfitta per dire: se voi non vi convertite, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Oggi siamo chiamati a convertirci e a diventare come bambini. Nei nostri atteggiamenti, nel nostro stile di vita, ma soprattutto nella nostra fede. Una fede che, se deve essere come quella del bambino, sarà una fede molto semplice. Non è una fede studiata, una fede approfondita, ma è una fede di fiducia. Una fede dove il bambino si fida dei propri genitori, perché sa che lo amano e crede a tutto quello che gli danno, a tutto quello che gli dicono. Ecco la fede di cui parla Gesù ai suoi discepoli. E oggi allora ci spinge anche tutti noi a diventare e seguire il Signore come bambini, fidandoci di Lui. Ecco allora perché Gesù dice: chi accoglierà un solo bambino, così nel mio nome accoglie me. Sta dicendo: diventiamo semplici, fratelli e sorelle. Perché molto spesso noi abbiamo delle situazioni in cui ci complichiamo la vita, ragioniamo troppo, pensiamo troppo, mettiamo troppi vincoli nella nostra relazione di fiducia verso Dio, mettiamo troppi limiti. Ma Dio in realtà è semplice, non è complesso. Noi complichiamo la vita a noi stessi e anche a Dio, perché a volte per le nostre sfiducie Dio non può intervenire, non può operare miracoli nelle nostre vite. E allora è così che diventa una monotonia la nostra fede, perché non siamo semplici, perché magari andiamo dietro a tante discussioni, a tante favole, direbbe San Paolo, che ci si inventa, a tante storie, quesiti, perché sì, perché no, ma è lecito, ma non è lecito, è bene, non è bene.
Carissimi amici, oggi il Signore ci chiama alla semplicità. Ecco perché lo slogan di oggi è proprio questo: seguiamo Dio come bambini. Seguiamo Dio per vederlo in azione nella nostra vita. Ecco perché noi, oltre agli angeli custodi che Dio ci ha donato, almeno uno a testa sicuramente, noi possiamo diventare degli angeli per altre persone, fratelli e sorelle. Tu puoi diventare un angelo per quelli di casa tua, per i tuoi amici, per i tuoi colleghi di lavoro, se sarai come un bambino, con questa fede, con questa fiducia verso di Lui, verso la Sua promessa. E Dio, che è fedele, non ti deluderà. Allora, benediciamo il Signore e invochiamolo nella nostra vita. Vieni, vieni, oh Signore, oggi noi ti apriamo le porte del nostro cuore, perché tu possa regnare, perché tu possa agire. Signore, sono interessato a te, sono interessato al cambiamento, alla conversione mia. Fa di me una persona semplice, una persona che crede, che ha fiducia nella tua parola, che non teme alcun male, perché tu sei il mio custode, il mio amico, il mio riparo, il mio rifugio sicuro. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, invochiamo gli angeli custodi nella nostra vita e facciamo della nostra vita un modello per essere noi stessi angeli per gli altri. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. A domani. Ciao. Carissimi amici, vi invitiamo al corso Preghiera Personale, un corso della nostra comunità dove vogliamo insegnarvi come stare alla presenza di Dio attraverso la Bibbia, il Vangelo, la Sua parola e sperimentare benefici, benedizioni per ciascuno di noi. Vi aspettiamo domenica 8 ottobre a Torino e domenica 5 novembre a Strona. Non mancare, iscriviti per fare questa meravigliosa esperienza.